Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come molti di voi già sapranno, tra le mie varie passioni c'è quella per le tecniche di sopravvivenza primitive, che studio e pratico ormai da diversi anni. Gli uomini della preistoria possedevano un'incredibile abilità nel manipolare le risorse naturali, specialmente la pietra, e io vorrei riscoprire e possibilmente trasferire nella mia testa e nelle mie mani almeno un po' di quell'abilità. Ultimamente ho rimediato un po' di selce buona e mi sto esercitando con la scheggiatura cercando di affinare la mia tecnica. Ho realizzato qualche strumento bifacciale e una punta a crin di cui sono particolarmente soddisfatto. È un tipo di punta che veniva utilizzato nel Paleolitico superiore. Avendo a che fare con queste pietre taglienti, mi è venuto in mente che sarebbe stato interessante proporvi un video divulgativo sulle origini degli strumenti da taglio che tanto piacciono a noi escursionisti e campeggiatori moderni. Vorrei ripercorrere a grandi linee l'evoluzione degli utensili da taglio nella preistoria, quando questi erano realizzati con la pietra perché l'acciaio ancora non esisteva. Cercherò di fare una sintesi delle mie conoscenze che sono ben lontane dall'essere complete perché parliamo di un argomento vastissimo. Ad ogni modo, in qualche anno ho accumulato un po' di sapere che spero troverete interessante. Vi ricordo ragazzi che il mio progetto di divulgazione della preistoria si chiama Secrets of the Ancients e che la mia attività divulgativa si svolge sia sui social con tanti contenuti che potete visionare gratuitamente tramite i link che trovate qui sotto in descrizione, e sia tramite corsi dal vivo. Di nuovo, se siete interessati, date un'occhiata ai link e magari mandatemi una mail. Bene, volendo cominciare un discorso sulle origini degli utensili da taglio, bisogna secondo me per forza di cose parlare di questo tizio qui. Homo habilis è il primo rappresentante del genere Homo, comparso sulla Terra circa 2 milioni e mezzo di anni fa. Genere Homo di cui fa parte anche la nostra specie Homo sapiens. Perché è importante ricordare Homo habilis? Perché è stato il primo tra gli Homo a capire che alcune operazioni che lui svolgeva nel quotidiano per sopravvivere diventavano più semplici se svolte con l'aiuto di uno strumento. E fidatevi che è una bella pensata per un tizio che ha il cervello di ste dimensioni. Con cosa li realizziamo questi strumenti? Con la pietra. Homo habilis si rende conto che alcune pietre, una volta spaccate, sono taglienti. Se ne accorge probabilmente provandolo lui stesso sulla sua pelle, magari mettendoci inavvertitamente il piede sopra, facendosi male. Capisce che alcune pietre tagliano la carne e lui, guarda caso, deve proprio tagliare della carne. Questi primi ominidi vissuti all'inizio del Paleolitico, Homo habilis e anche Homo erectus, non vanno a caccia, sono dei raccoglitori, si nutrono di piante, di frutta, di bacche, di radici e della carne che riescono a recuperare dalle carcasse che sono i resti del pasto dei grandi predatori. Lo strumentario che Homo habilis utilizzava per ripulire le carcasse è abbastanza semplice: o delle schegge taglienti, oppure dei ciottoli sbeccati chiamati chopper. Prendeva un ciottolo, lo colpiva con un'altra pietra, questa tecnica si chiama percussione diretta, staccava dei frammenti fino a formare un bordo tagliente e poi si metteva all'opera sulle carcasse. La carne la consumava cruda perché il fuoco ancora non lo conosceva, o se lo conosceva ne era impaurito, quindi se ne teneva bene alla larga. Quando aveva finito questo qua, via, e quando gliene serviva un altro, se ne fabbricava un altro. Nel Paleolitico inferiore la tecnologia viaggia in maniera molto molto lenta, sia perché gli ominidi vissuti in questa prima parte dell'età della pietra, Homo habilis e Homo erectus, hanno delle capacità intellettive limitate, sia perché ci sono pochissime persone sulla faccia della Terra, distribuite in piccoli gruppi, molto distanti tra loro, e quindi le innovazioni tecnologiche faticano a circolare. Ci vuole quindi un tempo lunghissimo, centinaia di migliaia di anni, per passare da questo, ossia dal chopper, allo strumento bifacciale. La produzione di bifacciali nel nostro continente e anche in altre parti del mondo si diffonde più o meno intorno a 1,5 milioni di anni fa. Ragazzi, è una cronologia di massima, il discorso è molto complesso, lo sto semplificando al massimo. È una svolta perché si passa da strumenti rudimentali a strumenti molto più funzionali, con la punta, con una maggiore superficie tagliente. Per contro, uno strumento bifacciale è molto più difficile da realizzare rispetto ad un chopper. E questo ci fa capire che gli ominidi del Paleolitico inferiore, seppur in maniera molto molto lenta, stanno pian piano affinando la loro tecnica. Come si realizza un bifacciale? Si prende un ciottolo schiacciato o una grossa scheggia e si immagina che un piano lo tagli a metà, dividendolo in due facce. Si comincia a battere partendo dal bordo, staccando dei frammenti in maniera alternativa sull'una e sull'altra faccia, in modo da formare il tagliente. Per
Per fare questa operazione si applica sempre la percussione diretta, quindi si va a colpire direttamente la pietra, prima con un ciottolo per fare una sorta di sgrossatura e poi con un percussore detto morbido in palco di cervo che consente di staccare schegge più sottili. Cosa vi viene in mente guardando questi strumenti e immaginando il modo in cui venivano usati? Così. A me più che un coltello viene in mente una mannaia da cucina o un'accetta, e in effetti questi utensili in inglese vengono chiamati bifaces oppure hand axes, asce a mano. Il Paleolitico medio coincide in Europa con il periodo di massimo sviluppo dell'uomo di Neanderthal, da 120.000 a 40.000 anni fa circa. L'uomo di Neanderthal è un grande cacciatore, utilizza la lancia, e non è ancora ben chiaro se queste lance fossero armate con delle punte in selce o se fossero dei semplici bastoni appuntiti. È anche un abile scheggiatore, infatti utilizza una tecnica chiamata Levallois che gli consente di ricavare da un nucleo opportunamente preparato grosse schegge e anche grosse punte di forma predeterminata. In alcune zone d'Europa continua ad utilizzare bifacciali di piccole dimensioni come questi qui. Per cominciare a parlare di lame, dobbiamo aspettare l'arrivo di Homo sapiens, che nel Paleolitico superiore, intorno a 35.000 anni fa, si inventa la scheggiatura laminare. La scheggiatura laminare è un tipo particolare di scheggiatura che consente di staccare da un nucleo in maniera sistematica, per percussione diretta o indiretta, dei frammenti molto lunghi, con tantissima superficie tagliente che prendono appunto il nome di lame. La percussione indiretta, ragazzi, è quando non si va a colpire direttamente la pietra, ma si utilizza uno scalpello. Adesso vi faccio vedere. Questo qui è Jacques Pellegrin, un mostro. Si è preparato tutto il nucleo e boom! Guardate che lama! Questo è un pazzo, raga. È fuori di capoccia. Ho appena dato del pazzo a Jacques Pellegrin, ma vabbè, andiamo avanti. Le lame vengono utilizzate per tutto il Paleolitico superiore, così come sono, per tagliare, oppure come base di partenza per realizzare altri strumenti, come punte o raschiatoi. Quella punta a crane che vi ho fatto vedere prima, ad esempio, l'ho realizzata a partire da una lama che ho ritoccato. La tecnica del ritocco a pressione consiste nello staccare piccoli frammenti dal pezzo che io devo lavorare utilizzando un ritoccatore che non è altro che una punta in palco inserita in un manico di legno. Anche Ozi, la mummia del Similaun, aveva con sé un ritoccatore, questo qui, vedete, che è abbastanza simile al mio. Ritoccatore che aveva probabilmente utilizzato per rifinire la lama del suo coltellino. Questa invece è una mia creazione, un coltellino che ho realizzato prendendo spunto da quello dell'uomo dei ghiacci. Abbiamo fatto un ulteriore balzo in avanti sulla linea del tempo, infatti Ozi è vissuto nel 3000 a.C. circa, siamo all'inizio dell'età del rame. Il suo coltellino è un oggetto che veramente si avvicina molto ai coltelli moderni perché è il risultato dell'unione di due elementi, un manico in legno e una lama in pietra. Finora nel descrivere gli strumenti degli uomini primitivi vi ho parlato di pietra in generale e molti di voi si staranno chiedendo che tipo di pietre utilizzavano per realizzare i loro utensili. Usavano pietre ad alto contenuto di ossido di silicio come la selce e l'ossidiana, ma anche le quarziti, i diaspri. Prediligevano rocce dure, che quindi tenevano il filo più a lungo, e rocce omogenee, quindi prive di inclusioni di altri materiali al loro interno. Concludiamo il discorso con una domanda interessante e cerchiamo anche di dare una risposta. Quando è iniziato il collezionismo legato ai coltelli, o meglio, quando il coltello da semplice strumento da lavoro è diventato un oggetto piacevole da possedere, un oggetto magari attraverso il quale addirittura ostentare del prestigio? Questo è il pugnale di Insgavl, che risale alla prima età del bronzo danese, un periodo durante il quale l'abilità degli scheggiatori preistorici raggiunge livelli elevatissimi. È un oggetto veramente impressionante, un pugnale realizzato completamente in pietra, compreso il manico, con uno spessore inferiore al centimetro, un lavoro di una difficoltà estrema. Ecco, si pensa che questi pugnali fossero un'imitazione di quelli in bronzo
che cominciavano a circolare in Europa in quel periodo e che erano molto richiesti. Si pensa anche che non fossero degli oggetti pensati per un utilizzo pratico, non erano degli utensili da taglio, erano oggetti di valore, usati per sottolineare il prestigio, l'elevato status sociale dei loro proprietari, tant'è vero che spesso venivano posti accanto ai defunti, nelle sepolture. Spero ragazzi con questo video di avervi incuriosito e di avervi trasmesso almeno un po' della mia passione per la preistoria. Ricordatevi di dare un'occhiata ai link che vi ho lasciato in descrizione. Grazie per avermi seguito, vi mando un abbraccio e ci vediamo ad un prossimo video.